Arezzo questa mattina si è svegliata sott'acqua, un violento temporale infatti si è abbattuto nella notte sulla città e non si sono fatti attendere i disagi già ben visibili alle prime luci dell'alba. Arrivava fin qui l'acqua praticamente. Decine le chiamate al centralino dei vigili del fuoco di Arezzo per richieste di aiuto. Scantinati, locali a piano terra, ma anche sottopassi allagati. No, ma l'acqua arriva completamente al soffitto del sottopassaggio e molto spesso a sto giro non è riuscito perché ha smesso di piovere. Praticamente risbuca anche da lassù in cima, dal cornicione rosso. Problemi in via Vittorio Veneto con allagamenti ed auto bloccate a Campo di Marte in zona Pescaiola, dove questa mattina in via Alessandro Dal Borro automobilisti e mezzi pubblici hanno dovuto affrontare una situazione difficile con il tratto allagato, altrettanto duro il risveglio per alcuni residenti nei pressi di Via Romana, a pochi passi dal centro storico aretino. Questa è la situazione nel 1 settembre 2017 in via Gino Capponi. Ora voi ditemi se è possibile avere una situazione del genere ogni volta che piove con questo sottopasso. Come spesso capita, qui siamo sempre allagati, Via Romana, siamo il lago di Garda. È un problema che rimane, insomma, non c'è. Però io credo, io non me ne intendo, però io credo che a un certo momento sia di fondo, cioè proprio di scarico delle acque, perché non è possibile che un primo acquazzone ci metta in ginocchio in questo modo qui. Sott'acqua anche il sottopasso di via Veneto. Alle porte della città invece, tra indicatore Pieva Maiano, si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per rimuovere un albero caduto sulla carreggiata.